Ben ritrovati ad una nuova puntata di Impresa e Territorio. Oggi vi raccontiamo una bella storia, quella di Marco Mandelli. Marco ha 35 anni, abita a Torbole, ha studiato all'Università di Trento, corso di laurea in Ingegneria dei Materiali e a un certo punto ha avuto un'idea, produrre e commercializzare un sistema da lui stesso inventato. Di cosa si tratta? Sentiamo. Questo è un sistema che permette di vedere se alcuni prodotti deperibili sono stati conservati bene o male. In particolare, possiamo pensare ai farmaci, vaccini, insulina, farmaci antitumorali, prodotti alimentari, quindi latte, latticini, carne surgelata, oppure anche prodotti della cosmetica. Un sacco di creme contengono infatti dei lieviti, che per essere efficaci e non degradare devono essere conservati in maniera opportuna. Con questa idea Marco Mandelli ha partecipato nel 2010 al premio D2T promosso da Trentino Sviluppo, classificandosi al secondo posto. Un anno dopo, nell'aprile del 2011, il suo sogno diventa realtà. Nasce Cold Pharma, azienda che produrrà lo speciale inchiostro magnetico e il sistema in grado di svelare eventuali buchi nella catena del freddo a garanzia di una corretta conservazione di farmaci e alimenti. Io ho messo a punto un particolare tipo di lettore che, se passato sopra un trattino che può essere stampato direttamente su una confezione di latte o su un'etichetta che poi viene affissa in un secondo momento, permette di vedere se quello specifico prodotto e tanti altri è stato conservato bene o male. Un sistema, quello ideato e brevettato dalla giovane start-up per Trentino, che sta riscuotendo l'interesse di grandi gruppi industriali, ma anche la curiosità di potenziali investitori che a Sassari, proprio in questi giorni, tengono d'occhio da vicino le giovani aziende promettenti che si contendono il titolo di start-up dell'anno, tra le quali c'è anche Cold Pharma. Prossimi passi di Cold Pharma saranno la creazione di 6-7 compartimenti continentali nelle varie parti del mondo, perché ad esempio Nestlé può essere un canale per arrivare ad esempio al mercato americano, che è particolarmente ricettivo a questi tipi di innovazioni. Un'altra parte del mondo interessante è l'Australia, l'Arabia, il Medio Oriente, la Cina. Ci vorrà del tempo, però con l'aiuto, speriamo, di Trentino Sviluppo e anche di un po' di fortuna e determinazione, sono convinto che si potrà fare. Un grande in bocca al lupo quindi a Marco Mandelli e alla sua Cold Pharma, azienda lanciata dal premio D2T Start Cup e tuttora sostenuta dai servizi di Trentino Sviluppo, pensati proprio per l'avvio d'impresa. Anche per oggi è tutto, grazie per essere stati con noi, adesso la nostra scheda. Cold, termine inglese che significa freddo. L'azienda fondata da Marco Mandelli si chiama Cold Pharma proprio perché propone un sistema in grado di svelare eventuali difformità nella corretta conservazione a basse temperature di prodotti farmaceutici ma anche alimentari come latte e surgelati. Startup dell'anno. Premio promosso da PNI Cube, l'associazione degli incubatori universitari e delle business plan competition italiane, di cui Trentino Sviluppo fa parte. Ogni anno premia le migliori startup di diversi settori. Quest'anno la finale si tiene a Sassari venerdì 25 maggio.